11 febbraio 2017. Siamo a in Vici in sopra Lavagna, paese di Né, in prossimità, una frazione, non ricordo il nome. Andiamo a visitare le miniere di Gambatesa. Adesso abbiamo trovato un posto, andremo a vedere se ci fanno una colazione. Buongiorno. Porca vino, che bella. Questi sono i vagoncini che portavano sui materiali, argille, i calcari, il manganese, che è questo qua, ma che colore strano che c'ha, diaspri, basalti e i serpentini. Qui è dove veniva scaricata la roba. Vabbè, dai. La lunga scala. Con questi maledetti gradini da un passo e mezzo, angulo. È da qui che si entra poco il trenè, eh. Porca troia! Maremma, alla maya. Mamma che salita! Santa Maria di Wow. Oh, vai. Dove volete, signore? Dove spieghi tu? Ma no, no, è la visita a piedi, eh. No, questo è solo il trasferimento, questo è solo il trasferimento. Guarda, c'è un bue, eh. Grippa lente a metà, Nando, eh. Non grippare a metà, Nando. Mi raccomando, signori, durante il viaggio. Mi raccomando, durante il viaggio non sporgete mani, piedi, altri lati, perché se si transiti a passo uomo, le gallerie sono adiacenti, vicinissime al vagoncino. Sono a misura di Brunetta, sono il vagone di Brunetta. Ma se venga più siamo da fare tutto. Se una fa 32 km, arrivo a capa mo. Stiamo entrando nel tunnel del divertimento. Oh. Di che è? Sì, 8 euro. Qui arrivava il materiale da un altro livello superiore. Curva.
per Milena si cambia. Aspetta. Aspetta Laura. Aspetta. Certo, lo sai che mi da qui là, no? La traversa destra. Ma è pieno d'acqua. Cosa c'è laggiù? Ecco. Vediamo il resto. Boh. Bellissimo. È appena passata la macchina del rumore. Siamo usciti dal tunnel. Siamo usciti dal tunnel. Tesa 1876, l'età del Nando praticamente. Il treno va a fare manovra al treno. Eccolo qua che ritorna. Fatto il giro e via. Ale. Ecco qua, siamo usciti dalla miniera. È una bella esperienza, interessante. Adesso c'è l'ammazza cristiana di questa scala da un passo e mezzo. Porca vacca, che roba lunga. Dai, adesso vedremo che fa. Lunga ricerca del paese di Ne, siamo arrivati a Campo di Ne, perché il comune di Ne è sparso su un territorio piuttosto grande, ci hanno spiegato, e non è molto... Comunque qui c'è questa bella vista, adesso andiamo fin davanti alla chiesa, scendiamo ancora un attimo, chiesa, cimitero, va bene, bella sciura, Calasparla, Balanli e via. Bella zona, ce n'è un sacco di gente da queste parti, tutti i terrazzamenti. Dai, ci vediamo dopo sotto lì dove c'è la chiesa, eh. Oh, siamo arrivati di fronte a questa chiesa qua, che dovrebbe essere la chiesa di Ne,
campo di Ne. È chiuso, vabbè, pazienza. Che volete fa? Questa è la balconata. Questa valle sperduta. Oh, oh, che bel fiume, Nando, i narcisi. Ci sono già i narcisi fioriti. Incredibile. Ma che roba. Quanto mica bolle, eh. Guarda qua. Narcisi fioriti. Ma che roba. Ma che roba. Questa pianta che gli dà fastidio, la trova subito, qual è il problema? Dai, potevamo esimersi dal fermarsi a fare una ripresa. Là in fondo c'è Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo, qui sotto c'è Santa Margherita, qui sotto, da qualche parte. Là, Sant'Antonio di Caravaggio, là in fondo Manico del Lume, Rifugio degli Alpini, là in fondo. È una bella giornata, ci sono quanti gradi? C'è che è 16. 16 gradi alla facciaccia del Piemonte di Chitanur. La funivia non sarà. Sì, la funivia sapevo che chiudeva, adesso bisognerebbe informarsi se capitasse. Dai, se non ci sono novità alle prossime, ma forse non so dove andiamo. Sì, quello è Sant'Ambrogio, sì, quelli di fronte lì è Sant'Ambrogio. Lasciata dai, la macchina a 550 km di distanza, siamo arrivati a San Rocco, frazione di Camogli. La prima volta che vengo per via normale, sempre fatta la scala penitenziale per salire. E dai, due passi, si sta bene. Ah, come si sta bene. Andiamo a fare un giro, due passi a San Rocco, poi c'è una focacceria splendida. Nella quale noi precipiteremo, potevano i nostri eroi esimersi dal portare a casa qualcosa da mangiare? Punto di domanda. Oh, là. Ma che bel balconcino, adesso vi faccio vedere una vista di Camogli dall'alto. Ma qui è Camogli? Sì, questo è Camogli. Ma la parte dentro, la Camogli proprio... Oh, quella classica che è, non si vede, però è comunque tutto molto bello, una zona strepitosa, straordinaria, questo vallino è fantastico. Dai, a dopo, appena arriviamo a San Rocco. Qua, San Rocco, arrivati per via pianeggiante e non per la scala. Ma guardate che roba, la piazzettina con la chiesa suona, suona bon bon la campana. Ma che bella mimosa lì sotto. Guarda che bella. Splendore. Ma che dico splendore, splu. Sempre una gran bella cosa. Bello, 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 bello. E lui è da uscire, da uscire, là, là, c'è qui. Quella montagna là. Sì, quella guzza. E là è le case Cornua. Ah, ah. Non c'è passare un trasfalto. Ah, ho capito, sì. Che poi mi, sì, mi ricordo, là c'è la sella, ecco, che si saliva sulla cresta, esatto, passavamo là dove c'erano gli alberi, ci si teneva dal lato di qua, calavi giù sulla, ecco, cresta e andavi giù là. Adesso la poi c'era quella da là o quella dopo, però insomma lì. Adesso io ho capito, mia, neanche per sa dire. Ma che cazzo codisco lì? La mimosa. La mimosa. Spettacolo, grande spettacolo la mimosa.
Ok. La Pterodattylo Airlines vi comunica che stiamo atterrando a Genova. Se va bene. Il pilota più o meno sa dov'è. Vi dirò qualcosa dopo. Tramontino Pontachiappa, non male. Non male. Il sole, con un momento di pazienza, poi arriva dove dico io. Così esce fuori una illuminazione straordinaria. Ok. Amici, da questo splendido panorama vi saluto e vi rimando, se avete pazienza, alle prossime avventure. Grazie per la visualizzazione, bye bye amici.